Bentrovati, Davide il critico. Bologna-Cesena 2-0. 2-0. E vinciamo noi. Vinciamo noi e passiamo il turno. Cosa non scontata Bologna. Cioè il primo turno di Coppa Italia non è scontato che lo passi anche giocando contro una squadra di Lega Pro. Assolutamente no. Comunque complimenti ai ragazzi che hanno giocato con serietà, hanno preso la partita come andava presa, fin dal primo secondo con concentrazione. Poi i problemi ci sono, ragazzi, i problemi ci sono. Adesso proveremo un po' ad analizzarli. Però i ragazzi sono scesi in campo con la voglia di vincere. Al secondo minuto eravamo in vantaggio. Alla fine perla di Zirze, perché è un gol meraviglioso, e si chiude 2-0 col nostro passaggio del turno. Primo tempo si sblocca subito la partita. Il Bologna abbiamo visto che ha più o meno gli stessi problemi dell'anno scorso, ovvero oltre la metà campo è un casino la ricerca dell'ultimo passaggio, è un casino il guizzo finale. È vero che ti mancano un Orsolini o un Barro che comunque la giocata te la possono sempre tirare fuori, però la partita col Cesena ha fatto vedere queste difficoltà. Il nulla oltre il centrocampo, il nulla, un Arnautovic isolato che può arrivare alla conclusione solo se salta un uomo e tira. L'unico modo per essere pericoloso. Comunque, mentre abbiamo vinto una partita meritatamente, una partita importante perché era un derby, quindi tutti al mare, abbiamo vinto una partita importante, fuori dal campo è successo di tutto. In tribuna si è palesato Ondoye, Scouten è un giocatore che a quanto pare è già stato venduto, Arnautovic è stato reputato da Sartori incedibile, quindi di notizie extracampo ce ne sono fin quanto volete. Ad oggi il Bologna ha dei problemi, è inutile negarlo, ha dei problemi. Dietro abbiamo sì Bonifazi, che oggi ragazzi, prestazione di Bonifazi sontuosa, Virgil Bonifazi de Vrij, cioè clamoroso, esce, petto in fuori, testa alta, concentrazione, incredibile. Anche il passaggio verticale alla Bonucci, cioè oggi Bonifazi, clamoroso, ha dimostrato, oggi Bonifazi ha dimostrato che il Lega Pro sarebbe un grandissimo centrale, un grandissimissimo centrale. Comunque, a parte gli scherzi, Bonifazi molto bene oggi, Corazza bene per il gol, per quanto riguarda alcune situazioni diciamo che si potevano gestire meglio, però un ragazzo giovane può crescere, la situazione del forse rigore si doveva fare meglio, un passaggio assassino lì in mezzo che ha fatto arrivare al tiro, boom boom, si poteva evitare. Comunque, per quanto riguarda queste parti del nostro scacchiere, bene, Corazza bene, i centrali bene, Posch molto bene, giocatore convinto, con della tecnica, mentalmente già pronto al campionato, centrocampo molto bene. Molto bene anche il centrocampo, perché Ferguson fa un'altra categoria. Dominguez dimostra di essere un giocatore meraviglioso. Ragazzi, se si perde Scouten, io non oso immaginare di perdere anche un giocatore come Dominguez. Perché se se ne vanno via due su tre, mi rimane solo Ferguson. E il buonissimo Moro, che però in questo momento nello scacchiere è una riserva, è un casino. È un bel casino. Per quanto riguarda la fase offensiva, che si è presentato con Fizia da una parte, Moro dall'altra e Arnautovic in mezzo, è chiaro che tu non stai vivendo con dei giocatori di ruolo nelle loro posizioni, ma stai cercando di adattare altri in circostanze in cui non credo che li vedremo. Alcuni giocatori proprio non credo che li vedremo e basta, perché Fizia non me lo immagino titolare nel Bologna, penso sia più verso un prestito, però chissà, magari a suono di prestazioni si sta meritando un posto in prima squadra. Comunque vinciamo, passiamo il turno, quindi sono contento. Questo è ciò che dobbiamo prendere dalla giornata di oggi. Per quanto riguarda il mercato, ragazzi, anche io ho dei dubbi, anche io ho delle preoccupazioni, tutti penso che ce li abbiano, perché perdere un giocatore come Scouten fa male, è doloroso, anche perché ha una qualità, una tecnica, ma soprattutto in questo scacchiere, in questo centrocampo che io reputavo prima della partenza di qualche pedina uno dei più forti della Serie A, è una grave perdita. D'altro canto sono contento dell'arrivo di Ndoye, non sottovalutiamo questo acquisto, sono contento delle parole di Sartori su Arnautovic, perché perdere Arnautovic è un bel problema. Scouten lo vendi, prendi 15 milioni, io credo che un centrocampista tu riesca a trovarlo. Se perdi un Arnautovic, ovvero una cifra che può andare dai 10 ai 15 gol all'anno per 6-7 milioni e devi rimpiazzarlo, ecco, già questo è più un casino, ecco, come dicono i francesi, è più un casino. Comunque
2-0. Siamo passati. I prossimi giorni saranno caldissimi a livello di mercato. Io ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna sempre. Dal Vietnam è tutto. Buonanotte. Qua sono le 4 di mattina. Adios.